Il 2014 non è stato positivo per il Pescara nel suo complesso. Il pessimo girone di ritorno della scorsa stagione è stato seguito da un girone d'andata dell'attuale campionato ricco di contrattempi, contraddittorio. Eppure, chiuso come era difficile immaginare fino a qualche settimana fa, 6 risultati utili consecutivi, la grande partita di Livorno, una delle migliori se non la migliore del 2014, e playoff distanti appena 2 punti. Non è passato inosservato un miglioramento anche nella consistenza difensiva dei biancazzurri, che il centrale Bartosz Salamon spiega così. Ma questo è il frutto del lavoro di tutta la squadra, perché già da parecchie settimane, da quando abbiamo cambiato il modulo, quindi da Brescia, stiamo lavorando per acquisire questa sicurezza dietro e per questo dobbiamo lavorare dalle prime punte fino al portiere. E lo stiamo facendo bene da tante partite, secondo me, perché in difesa concediamo poco. Oggi, secondo me, è stata una bellissima partita là dietro e siamo contenti che siamo riusciti anche a vincere. Tra le risorse che il tecnico Baroni avrà a sua disposizione alla ripresa del campionato ci sarà Gaston Brugman, l'uomo di qualità, l'uomo d'ordine che tanto è mancato finora. Dopo la partenza come titolare a Perugia e lo scampolo di Livorno, il 2015 può essere per l'uruguaiano un anno importante. La condizione migliora. No, sinceramente, per quanto riguarda gli allenamenti, mi sento molto, molto in forma. Sono, diciamo, condizione fisica a posto, di sicuro mi manca un po' il lavoro con la squadra, perché praticamente con loro mi sono allenato 3 settimane, quindi non è che conosco a tutti, e quindi penso che ora, dopo la sosta, da riprendere la forma ottimale. Alle porte la sessione di mercato, prima missione il rinnovo del contratto al bomber Riccardo Maniero, poi sfoltire la rosa dagli elementi in esubero.